Buongiorno, questa mattina mostriamo un velocissimo tutorial su come va configurato un sensore porta con avviso porta aperta. Questo sensore manda diversi segnali alla centrale, che non è solo apertura e chiusura, ma anche il tamper che è dietro. Come bisogna configurarlo correttamente? L'errore che solitamente si fa è quello di configurarlo in questo modo qua, cioè col tamper. La corretta configurazione è esattamente questa. Aggiungiamo il sensore, allarme porta, mettiamo il numero 3 perché già ne ho due, quindi questo è il terzo. Attiviamo. Fatto. In questo modo, anche se io ho impostato un ritardo in entrata, il sensore funzionerà correttamente. Diversamente invece, se io l'avessi configurato con il tamper, quindi la corretta configurazione è quella di attivare il punto alla rovescia e aprire il sensore. Proviamo, ho messo un ritardo di 5 secondi, adesso è armato totale, apro il sensore, punto alla rovescia, quindi regolarmente funziona. Proviamo adesso a farlo con il parziale. E come si vede, anche col parziale funziona. L'ultima prova da fare è, basta uno o l'altro, quella del tamper. E come si vede, anche col tamper funziona. Questo è tutto. Alla prossima.